Ciao a tutti, buongiorno. Siamo al Ciampini Boccardo, laboratorio multimediale, dove trovate nostri ex studenti che con molto piacere sono venuti a trovarci e a parlare della loro attività di tirocinio all'estero. Abbiamo qui Daniele Astorino. Ciao a tutti. Mirel Nescia. Ciao a tutti. E abbiamo in collegamento da Monaco di Baviera Tendea Bianca. Ciao a tutti. Adesso sarò brevissima perché giustamente devo lasciare a loro la parola, quindi sentiremo un po' i loro racconti. Hanno vissuto un'esperienza di, dicevo, tirocinio formativo all'estero nel periodo estivo. Forse Bianca è andata, se non sbaglio, da settembre a dicembre, quindi era esatto. Ecco settembre-dicembre, quindi vi parleranno di questa esperienza fantastica che hanno trascorso all'estero e ci riportano un po' il loro feedback. Questo è un modo anche per stimolare i nostri studenti attivarsi per poter svolgere attività di tirocinio all'estero e chissà magari possa diventare anche il futuro lavorativo, come nel caso appunto di Bianca che si trova in Germania. Passo la parola a voi ragazzi, grazie per essere qui, davvero. Io farò diciamo un po' da narratore per questa esperienza e direi che potremmo iniziare con Mirel. Dirci innanzitutto dov'è che sei andato e come ti sei trovato. Allora, io sono Mirel Nescia e sono andato nel 2020, nel periodo tra il 20 ottobre e fine dicembre, a Londra, più precisamente a Willesden Green, con indirizzo a Cranraast Road 15. Lì ho conosciuto diversi studenti, sempre italiani, ma anche di altre nazionalità, come ad esempio Francia, India, Cina, e anche in alcuni inglesi che vivevano nel nostro stesso appartamento. E lì abbiamo iniziato appunto questo viaggio in Inghilterra, a Londra, dove all'inizio è stato un po' difficoltoso per i motivi, diciamo, ambientazione e anche, diciamo, vivere in una nuova realtà, esatto. E il nostro lavoro è stato quello, il mio e di un'altra ragazza, è stato quello di affittare e occuparci appunto di pubblicizzare le stanze a Londra, più precisamente nella zona a ovest di Londra. E c'erano diverse appunto stanze da affittare e si dividevano in quelle single room che avevano un prezzo abbastanza alto, dai 500 ai 560 pound, e anche le double room che appunto erano più per le famiglie, che erano tra i 600 pound fino ad arrivare ai 1200 pound al mese, con appunto i bills included, che sarebbero le tasse sull'elettricità, sul wifi, il gas e la pulizia settimanale. Porta router col telefono perché se si ricollega niente. Anzi, perdonatemi. E invece Bianca, tu dov'è che sei andata nella tua esperienza all'estero? Allora, io sono stata a Galway nel 2020, principalmente all'inizio dovevo partire ad aprile, solo che con tutte le problematiche Covid alla fine siamo partiti a fine settembre e rientrati a fine novembre. E sono stata a Galway, però non in centro città, un po' fuori, il che è stato un problema perché eravamo in otto e tutti lavoravano in parti molto diverse della città, anche se Galway di per sé è abbastanza piccolina, però con tutti i mezzi di trasporto, lì ci sono solo gli autobus, quindi devi fare affidamento principalmente su quello, è stato un pochino complicato. E ho lavorato in centro città in una scuola di inglese, facevo da receptionist, solo che abbiamo avuto le prime due settimane di lockdown perché avevano paura che noi avessimo il Covid, quindi abbiamo dovuto fare la quarantena. Dopo abbiamo iniziato il periodo lavorativo, però dopo una settimana l'Irlanda è tornata in lockdown e quindi il mio lavoro è stato principalmente andare a seguire delle lezioni di inglese e basta, anche perché purtroppo
tutte le, cioè, gli hotel, ostelli, cose varie sono stati chiusi, non era permesso il turismo, tutte le attività, anche baretti, ristoranti, potevano rimanere aperti solo un paio d'ore e insomma col clima irlandese non è stato neanche il meglio. E invece, Daniele, tu dov'è che sei andato per la tua esperienza? Io sono andato a Malta, sono partito quest'estate, appena dopo la maturità, io ho finito quest'anno. Sono partito il 4 agosto, abbiamo ritardato di circa un mese per colpa del Covid, di causa Covid, mettiamola come si vuole. E io sono andato a Malta, precisamente io ho vissuto in due zone di Malta. La prima è Baluta Bay, vicino a Baluta Bay, era un appartamentino che condividevo con altri ragazzi. Tutti ragazzi fantastici, sparsi per tutta Italia, e sempre con gli altri ragazzi, dopo circa un mese ci hanno spostati, trasferiti in un posto vicino, un pochino più vicino alla capitale Valletta, che è Pietà. Io lavoravo per un'agenzia, questa agenzia si chiama GL Property. Praticamente questa agenzia affittava, noleggiava, diciamo, questi appartamenti per studenti e per turisti, principalmente per studenti. Perché Malta è piena piena zeppa di studenti da tutte le parti del mondo. Infatti, quando andavamo a fare, io facevo manutenzione e quando facevamo manutenzione incontravamo persone che venivano da Giappone, Cina, Spagna, io dico dei paesi a caso, però anche da altre parti di altri continenti. E quindi anche questo era molto interessante, magari anche dialogare un pochino con queste persone. E niente, diciamo, la mia vita era principalmente fare manutenzione. Giravamo con il furgoncino, io ero affiancato un ragazzo argentino, anche lui era arrivato da pochi mesi. E beh, niente, la mia esperienza poi è finita a fine settembre, ho fatto 2 mesi anziché 3, però è stato molto molto bello, tutto molto interessante. Perfetto, adesso volevo chiedervi come vi siete trovati con i coinquilini? Perché come avete detto avete vissuto in case molto grandi insieme ad altre persone che non conoscevate del posto oppure di altre nazionalità, quindi come vi siete trovati? Allora, parto io. Allora, con i miei coinquilini, tutto alla grande, direi, neanche bene alla grande. Allora, subito quando io sono arrivato della giornata, il primo, sono arrivato per le 10, 10 e mezza, mi sembra. In casa c'erano già due ragazzi, uno Michele e l'altro Enrico. Uno era veneto, vicino a Treviso, da Istrana, e l'altro da Senigallia. Conosciuti, dopo 5 minuti eravamo amici come ci conoscessimo da una vita. Dopo circa mezz'oretta sono arrivati altri due o tre ragazzi, dico due perché uno poi è andato via, sono successi dei disguidi, vabbè. Altri due ragazzi, uno da Caserta e uno, cioè vicino a Caserta in realtà, e uno vicino a Napoli. Altri due ragazzi stupendi con cui sono ancora in contatto, poi nella parte dei ragazzi che abitavano con me, poi abbiamo conosciuto altri ragazzi con la stessa agenzia. Però tutto molto bello. In Inghilterra invece eravate tutti. In Inghilterra, giusto? Sì, a Ok. In Londra. Inghilterra, a Londra, eravate tutti italiani, vi conoscevate già? Vi siete conosciuti la prima volta lì? Allora, in Inghilterra eravamo, diciamo, un gruppo misto, appunto, perché c'erano ragazzi che venivano da Cuneo, Torino più vicino. E altri ragazzi che vivevano già lì e lavoravano. Ed erano appunto, c'erano dalla Cina, dall'India e alcuni francesi con cui abbiamo stretto molto. La prima cosa è stata quella di organizzarci e decidere quali compiti assegnare, da quelli, diciamo, giornalieri come lavare i piatti, fare la spesa, organizzare magari delle prenotazioni per il weekend, come andare a vedere un museo, fare anche una semplice festa tra di noi. E oltre a questo, ci siamo appunto organizzati nel fare la spesa nei supermercati che c'erano attorno. E chi arrivava, diciamo, prima dal lavoro si organizzava a cucinare e a preparare la cena per tutti, assegnando ogni giorno dei compiti diversi. E siamo riusciti a legare anche perché do appunto dovevamo migliorare l'inglese per chi voleva appunto continuare a vivere a Londra e cercare di trovarsi magari un lavoro in futuro. E
D'altro, e invece Bianca, te? Invece te, Bianca, come ti sei trovata? Se hai avuto dei coinquilini lì? Allora, io ho avuto 8 coinquilini che fortunatamente avevo già conosciuto quando avevamo fatto una riunione tutti insieme a Torino. Insomma, c'era la persona che si occupava principalmente del nostro progetto, che aveva avuto bisogno di noi per farci firmare i contratti, e in quell'occasione ci eravamo conosciuti. Poi siamo partiti tutti insieme e diciamo che in realtà eravamo un gruppo più grande, eravamo 15, solo che ci hanno divisi in due case, e nella mia vivevamo in 8, in quell'altra erano, vabbè, i restanti. E in realtà io mi sono trovata molto bene con tutti. Abbiamo provato anche noi a fare il sistema di compiti giornalieri, cose varie, però c'erano persone che si impegnavano di più rispetto alle altre, e questo devo dire che a tratti ha dato dei problemi in casa, però niente di troppo grave, perché alla fine, essendo periodo di Covid, non stavamo tutti i giorni a lavorare, quindi avevamo abbastanza tempo libero anche per poter mettere a posto la casa, cose varie. La mia fortuna in più è stata che cioè, la maggior parte di loro erano cuochi, quindi se la sbrigavano loro col cucinare, robe del genere. C'erano solo dei turni per chi avrebbe poi pulito la cucina, e per quanto riguarda la spesa, tendenzialmente facevamo un barattolo con dentro, non so, 10-20 euro a testa, e di quelli poi era tipo una cassa comune per comprare le cose che interessavano a tutti. Però devo dire che con loro mi sono trovata con tutti molto molto bene, alcuni di loro si trovano ancora a Galway, e infatti anch'io ero tornata a vivere lì per 8 mesi, e poi vabbè, mi sono trasferita qua a Monaco, però loro si trovano ancora lì. Perfetto. Vabbè. Invece, ricollegandoci sempre sulla questione dei coinquilini, con cui mi sembra di aver capito che avete comunicato molto bene, invece per le persone che vedevate magari così a caso mentre andavate in giro, come facevate a comunicare? Perché comunque non potevate parlare italiano, penso, la maggior parte delle volte, quindi Bianca, tu come ti sei trovata? Allora, io sono partita da un livello di inglese non buono, però direi sufficiente, e all'inizio è stato abbastanza difficile perché gli irlandesi hanno un accento un po' particolare, quindi in base anche alla loro fascia di età è più o meno comprensibile quello che cercano di dirti. E il fatto che io abbia lavorato in una scuola di inglese mi ha sicuramente aiutato e mi ha anche molto invogliato ad imparare di più, fare di più e migliorarmi. Però devo dire che quello che effettivamente mi ha aiutato è stato viverlo nella quotidianità quando poi mi sono ritrasferita, anche perché purtroppo, essendo periodo Covid, non ho avuto tutte queste interazioni, erano tutti molto, diciamo, spaventati e ci tenevano molto a mantenere le distanze, anche se di per sé è un popolo veramente molto caloroso. E invece io a Londra, sin dall'inizio al lavoro, abbiamo comunicato appunto con i colleghi che erano dall'India, dalla Lituania, dalla Germania, dove dovevamo appunto sentire i clienti e far vedere e convincere appunto ad affittare le stanze, e anche dal vivo, perché li portavamo all'interno delle stanze e facevamo vedere le spese, dove erano situate, anche la distanza dai mezzi pubblici, dagli ospedali, eccetera. Invece, durante la giornata, ad esempio la Mandería, avevamo conosciuto un ragazzo spagnolo e già da lì avevamo iniziato a parlare e a farci spiegare come prenotare appunto la scheda per l'abbonamento della metro, i negozi più vicini e anche altro. E oltre a questo ci ha permesso appunto di migliorare l'inglese, che eravamo tutti a un livello medio. Io invece, allora, a Malta si parlava principalmente l'inglese, perché poi a Malta c'è il maltese, però è una lingua incomprensibile, difficilissima da lasciar stare, molto bella ma impossibile da capire, e poi c'era l'inglese. Io personalmente sono partito con un livello di inglese basso, direi molto basso, la prof conferma, però devo dire che a parte la prima settimana, dove c'è stato quel momento dove si capiva, non si capiva, cercavamo di capirci, a lavoro, andando al supermercato, andando
al ristorante qualche volta andavamo veramente poco, però magari andavamo nel weekend, andavamo a fare, a vedere, a visitare qualcosa. Dove allora parlavamo molto inglese, a parte i primi giorni, la prima settimana al massimo, poi si è veramente liberato, aperto un mondo. E io principalmente a lavoro parlavo solo inglese e un pochino lo spagnolo, perché il ragazzo con cui lavoravo era argentino e anche lui l'inglese lo conosceva, ma un po' poco, essendo che lui veniva dall'Argentina da circa... No, aspetta, questo pezzo è tagliato. Lui arrivava dall'Argentina... No, com'è che si dice? Ritagliate di nuovo, aspetta, ci devo pensare. No? No, lui è arrivato dall'Argentina da 2 mesi, circa 2 mesi, e quindi anche lui il suo livello in inglese era medio, diciamo medio, sicuramente meglio del mio, che non era difficile da superare. Però anche in giro, noi avevamo la fortuna che andavamo tutti insieme a fare la spesa, quindi anche a fare la spesa per chiedere al commesso, chiedere al cassiere, ci aiutavamo a vicenda, per andare a fare la carta dell'autobus ci aiutavamo, perché non generalmente viaggiavamo, diciamo, in coppia almeno, ma tutti insieme. A parte quando andavamo a lavoro, che lì ognuno aveva il suo, tutti lavoravamo, cioè ci aiutavamo a vicenda, perché chi c'era, chi sapeva di più, chi meno, come me. E quindi l'inglese, sono tornato, che pensavo di non arrivarci mai in un livello di inglese così, e quindi bello, molto bello. Quindi l'inglese cambia da così a così, o almeno questo è stato per me, ma ho visto anche per i miei coinquilini che è stato così, e anche per le persone che abbiamo conosciuto lì, perché poi diciamo l'associazione l'agenzia o associazione che ci gestiva era italiana. Quella di Malta era per lo più italiana, ma c'era qualche intruso, nel senso qualche tedesco, qualche francese, qualche spagnolo, mi pare. Però abbiamo conosciuto, anche perché noi italiani ci facciamo conoscere ovunque e quindi siamo molto aperti con tutti, abbiamo conosciuto un sacco di persone, spagnole, slovene, francesi. Ogni giorno conoscevamo una persona diversa, perché come andavamo in spiaggia facevamo approcci con qualsiasi, con tutti. E quindi anche quello è stato modo per cercare di capire la lingua, altre lingue, non solo l'inglese, principalmente l'inglese, ma anche lo spagnolo e il francese, che un pochino magari data a scuola è stato fatto. E quindi niente, mi dilungo troppo. Per fare un pochino breve, è stato molto bello. In 2 mesi si impara tanto, davvero molto. Perfetto. Io adesso continuerei con le domande. Vi vorrei chiedere, nel tempo libero invece, quindi alla fine dell'orario lavorativo, cos'è che facevate? Quali erano le possibilità della città in cui vivevate? Inizialmente, visto che a Londra ci sono diversi musei, anche alcuni gratis, abbiamo deciso di visitare i musei e anche le località appunto di Londra, come Camden Town, Greenwich, il Buckingham Palace, Tower Bridge, e cercare di visitare il più possibile. E oltre a questo siamo riusciti anche a conoscere altre persone e introdurci in altri ambienti, grazie anche al mio collega che viveva assieme a me nella mia stanza, che lavorava nella zona di Soho, che è conosciuta anche la zona Luci Rosse. E lui lavorava appunto in una pasticceria dove vendevano dolci, gelati, un po' di tutto. E abbiamo visitato anche quelle zone dove ci sono anche negozi e un po' di tutto. E invece te come... cosa allora, hai visto? Noi nel tempo libero era... o comunque dopo il lavoro, diciamo la giornata tipo era dopo il lavoro spiaggia. Perché il mare a Malta è bellissimo, quindi facevamo spiaggia. Io uscivo per esempio da lavoro intorno alle 4, a volte un pochino più tardi, a seconda di dove andavo con il furgoncino per fare la manutenzione. E comunque tornavo a casa, bene o male, per le 5, 5 e mezza ero a casa, mangiavamo qualcosa al volo, giusto diciamo una merenda, e poi andavamo in spiaggia. In spiaggia stavamo lì fino alle 7, alle 8, magari ci incontravamo con altre persone, non solo quelli dell'appartamento, con i coinquilini. Anche perché, come ho detto prima, nel progetto l'Exema si chiamava a Malta, ci siamo incontrati con molte persone, abbiamo soprattutto
conosciuto delle ragazze e dei ragazzi, ma principalmente due ragazze che si sono unite tantissimo al nostro gruppetto di noi coinquilini. E quindi andavamo a ballare insieme, andavamo a far feste insieme, visitavamo le città insieme. Dopo la spiaggia tornavamo a casa a mangiare, tante volte mangiavamo anche tutti insieme. Poi andavamo a Paceville, o Paceville, non ho ancora capito come si pronuncia, che era anche vicino a dove abitavamo noi, e quindi andavamo, diciamo, Paceville è, se si può dire, la zona, un quartiere di locali, discoteche, posti dove bar, dove andare a bere, dove andare a divertirsi, e passavamo le serate lì, più che altro nel weekend, ma così. E Bianca, invece te, com'era la vita lì? Allora, devo mettere un po' a confronto, secondo me, la parte di esperienza Erasmus in lockdown e quella che effettivamente poi ho fatto quando mi sono trasferita lì senza più le restrizioni. E il lockdown devo dire che comunque è stato molto carino, perché essendo in 8 in casa non ti annoiavi mai, c'era sempre qualcuno che tirava fuori qualche idea, proponeva qualche viaggetto, robe del genere. E per esempio siamo andati a vedere le scogliere di Moher, che sono molto famose in Irlanda e sono meravigliose, però insomma le attività erano abbastanza limitate, visto che tutti i negozi, bar, discoteche, robe varie erano chiuse, e l'unica cosa che principalmente si poteva fare era stare insieme e trovare delle attività da fare in casa, per lo più, anche perché è stato un inverno abbastanza pesante, con venti che arrivavano ai 70 km orari e molta pioggia. Invece quando poi sono andata, che mi sono trasferita lì, il clima veramente molto mite, ci sono state anche 2 settimane d'estate da 30 gradi, quindi sono anche andata a fare il bagno nell'oceano, che peraltro è un'attività molto comune in Irlanda, soprattutto d'inverno e nelle prime ore del mattino. Non so con quale coraggio lo facciano, però molti, se non tutti gli irlandesi lo fanno. Io, insomma, mi astengo, però buon per loro. E niente, in realtà Galway di per sé è una città piccolina, però ci sono tantissimi, veramente tantissimi locali, è sempre pieno di ragazzi giovani, perché c'è un'università abbastanza importante in Irlanda, quindi la maggior parte dei ragazzi che incontri sono universitari lì, e sono tutti estremamente amichevoli, quindi anche se non conosci nessuno è impossibile non fare amicizia, soprattutto se magari sei da solo a bere una birra. Qualcuno ti verrà a parlare sicuramente, e sì, principalmente sono queste, diciamo, le cose che puoi fare: farti una passeggiata nei boschi, nei parchi, visto che è una zona molto molto verde, oppure una passeggiata in spiaggia. Sì, direi questo, essendo veramente, credo sia grande quanto Novi, per farvi capire l'idea di quanto è grande Galway. Quindi potete capire che non è questo grande centro metropolitano, però per essere così piccola credo ci sia il doppio della gente. Perfetto. Direi di proseguire con l'ultima domanda. Come mai e perché consigliereste questa esperienza ad altre persone? Bianca, ci puoi dire la tua? Allora, io consiglierei tanto questa esperienza perché secondo me ti fa abbastanza uscire dalla tua comfort zone, un po' per la lingua, un po' per la cultura che è diversa, il fatto che ti devi effettivamente esporre, mettere in gioco, poi magari all'età che avevamo noi quando l'abbiamo fatto, quindi io avevo tipo 20 anni, non ero abituata a stare fuori di casa, non ero abituata a vivere da sola. Secondo me ti insegna tanto, ti dà tantissime opportunità, perché credo che tante persone come me abbiano sempre avuto un po' questo sogno nel cassetto di andare all'estero, vedere, mettersi in gioco, fare le cose da solo, però un po' non hai l'opportunità, non sapresti neanche da dove iniziare a volte se non hai un po' uno slancio da dietro. Tant'è che poi quell'esperienza a me ha segnato talmente tanto che effettivamente mi sono ritrasferita a Galway, ed è un posto che amerò per sempre, mi è proprio rimasto nel cuore per le emozioni in sé che mi ha dato. Quindi secondo me, anche se qualcuno è un po' più timido o robe del genere, ci sta, perché ti fa veramente un po' rivalutare te stesso, le cose che fai nella vita,
Poi comunque è una pausa di qualche mese, se magari non sei deciso su quello che fare, magari non sai se andare all'università, non sai se andare al lavoro, è un po' una pausa anche per metterti le idee più in chiaro. Punto. Perfetto, invece tu, Daniele, come mai Allora, la consiglieresti, se la consiglieresti? io consiglierei assolutamente questa esperienza. Qualsiasi parte del mondo, adesso per la verità in Europa, ma ci sono anche piccoli progetti che vanno un po' oltre, e vanno anche per esempio in Sud America. E comunque io la consiglio perché cambia la vita, cambia il modo di vedere le cose, ti forma, nel senso che sia da un punto di vista personale che lavorativo, ma o parlando di istruzione, può essere anche bella o brutta esperienza. Io mi sono trovato veramente bene, c'è chi si è trovato un pochino peggio, però quello come un po' tutti i lavori. Però hai innanzitutto impari una lingua nuova, perché sì, per quanto si può studiare l'inglese o altre lingue, quando ci sei davvero che devi parlarlo, e o lo parli o lo parli, quindi poi io parlando d'inglese l'ho dovuto imparare per forza. E quindi quello secondo me già è tanto. E poi inizi a imparare a conoscere, inizi a imparare come gestirti la vita, perché diciamo che a casa, come dice Bianca, siamo nella comfort zone, mentre invece all'estero o comunque in un Erasmus siamo noi che dobbiamo decidere della nostra vita, come gestire la spesa, come fare la lavatrice, che sono delle cose banali, però vi assicuro che le prime volte anche fare la lavatrice chiamavo a casa per dire: ma cosa devo mettere adesso? Ma posso mettere tutto insieme? Devo fare. E quindi anche queste piccole cose sembrano banalità, ma sono molto, fa molto. E poi anche il fatto di conoscere nuove persone, bellissimo. Io, avendo fatto questo progetto, ho conosciuto persone da un po' tutto il mondo e sono ancora in contatto. Per esempio, sono in contatto ancora con una ragazza di Cipro, ci scriviamo tutti i giorni, ci sentiamo. Lei si laurea a breve, mi ha invitato alla sua festa di laurea, si laurea in Grecia però. Conosco persone in Spagna, conosco persone in Francia, conosco persone in Slovacchia, un po' in giro per l'Europa, in Argentina, quindi è molto bello anche per questo. E poi perché è bellissimo viaggiare, poi una volta che sei partito non ci si vuole fermare più. Quindi io lo consiglierei. Il primo impatto magari è un pochino più difficile, io personalmente mi sono buttato. Il primo giorno non dico che volevo tornare a casa, ma quasi, forse erano le prime 2 ore. Dalla terza ora ho capito che invece tornare non volevo. E infatti quando poi sono dovuto tornare in Italia era disastro, depressione totale quando siamo tornati. Quindi la consiglierei veramente tanto. È un po' brutto il ritorno, però l'andata è molto bello. E anche per me è un po' la stessa cosa perché aiuta ai ragazzi e alle ragazze di uscire dalla propria routine e, come ha detto Bianca, anche dalla comfort zone. E anche i semplici compiti giornalieri ti aiutano a crescere come persona, anche avere una sorta di disciplina. E appunto per chi era a Londra, in Irlanda o Spagna ti aiuta a imparare una nuova lingua che sicuramente potrà essere utile anche per il futuro. E anche l'imparare un nuovo lavoro per chi come me non ha fatto un vero e proprio lavoro che era inerente al corso, però ha aiutato a imparare qualcosa di nuovo e a interagire con persone più grandi e di etnie diverse. E oltre a questo anche visitare una grande città come Londra è anche bello perché penso un po' a tutti piace viaggiare, a conoscere nuovi posti e a uscire dalla comfort zone. E oltre a questo ti permette di aprire la mente e anche a capire cosa vuoi dalla vita e su cosa devi migliorarti, anche magari punti deboli, punti di forza che uno ha. E oltre a questo consiglio vivamente a chiunque di prendere parte di uno di questi progetti, soprattutto nell'età adolescenziale, e questo. Perfetto, il nostro viaggio purtroppo finisce qui. Dobbiamo sicuramente ringraziare tutte le persone che hanno partecipato oggi, quindi in primis Daniele, Mirel e Bianca, gli studenti che hanno appena raccontato le loro esperienze passate. Dobbiamo ringraziare soprattutto la professoressa Tonzillo, che è coordinatrice di questo progetto scolastico, e dobbiamo ringraziare anche gli studenti che purtroppo non sono potuti essere presenti qui per altri impegni.
Quindi ringraziamo Decorato Beatrice e Ameti Ariola, che quest'anno sono ritornate dalla loro esperienza a Barcellona. Appunto, il nostro viaggio finisce qui, ma tanti altri viaggi saranno, speriamo, intrapresi da altri studenti, seguendo sempre questo progetto insieme.